Leggendo le prime pagine del capitolo 11, la parte in cui Odisseo parla con la madre e con Elpenore, non so perché, ma mi sono ricordato di quando è morta la zia di mia madre. Ero molto legato a lei. Mi ricordo che prima di partire dalla Germania e tornare in Italia, in questo periodo lei stava già male, ma non era così grave. Prima di entrare in macchina, mi ricordo di averle detto spero ci rivedremo, ma purtroppo non ci siamo mai più rivisti. Avevo all'incirca 8 anni quando mia nonna materna mi lasciò. Mi ricordo che quando mia mamma andava al lavoro, c'era mia nonna che mi faceva compagnia. Io non la trattavo molto bene, penso perché ero piccola ed alcune cose non riuscivo ancora a comprenderle. Era la festa di compleanno della mia migliore amica d'infanzia e mia mamma mi permise di dormire a casa sua per quella notte. Mi sembrò un po' strano, visto che mia mamma non piacciono i pigiama party, ma non ci feci caso. Quando la sera dopo tornai a casa, vidi che era pieno di gente. Ero molto confusa fin quando mia mamma mi portò in camera da letto e mi disse che la nonna era andata in cielo. Io capii subito e scoppiai in lacrime. Tuttora mi sento ancora in colpa per come la trattavo. Non ho avuto l'occasione di scusarmi. Cercare di lasciarmi alle spalle, magari l'anno prossimo iniziare da capo. E soltanto che poi, 10 giorni dopo, un mio parente carissimo è morto. I miei genitori hanno divorziato. Cioè, se si potesse riassumere questo periodo, io penserei, ero come se fossi stato sott'acqua. Quando sei sott'acqua, qualcuno della superficie ti parla, ti dice qualcosa. Tu però non lo senti, cioè lo senti, però lo senti strano, non lo riesci a sentire, non riesci a percepire il suono chiaro, non riesci a capire. Poi però fortunatamente nel mio caso è arrivata la mano del bagnino che mi ha afferrato, mi ha tirato su e mi ha salvato la vita. E la mano del bagnino, nel mio caso, quello che mi ha salvato, è stata un mezzo che riuscisse a darmi la possibilità di esprimermi nel meglio dei modi, o almeno nel miglior metodo che io potessi volere, cioè la fotografia.